Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In particolar modo questa puntata di retro computing dedicata a una serie di retro riviste di informatica. Questa è Amstrad Action. Andremo a esplorare tre numeri della rivista Amstrad Action. Il link per scaricare queste tre riviste e tantissime altre file in PDF lo trovate in descrizione. Allora, questo è Amstrad Action. Andiamo a vedere numero 11 agosto 1986. Costava una sterlina. Andiamo a vedere cosa parlavano in Gran Bretagna nell'agosto 1986 nella rivista Amstrad Action. Dunque, vediamo un po' di pubblicità, eccoli. Dunque, front-end, prima pagina, l'editoriale, poi una serie di, diciamo, articoli in particolar modo dedicati al Basic e probabilmente a questo, credo sia un gioco. Altri spazi per quanto riguarda i giochi, Kane, Beagles, Cultron e quant'altro. Poi, diciamo, questi sono Pacific e Green Beret, anche questi penso che siano altri giochi. Comunque, sono circa una cinquantina di pagine, 60 pagine poco più, andremo a esplorare insieme questa rivista. Dunque, c'era anche questa seconda parte dell'indice, che è oltre 100 pagine. C'è poi, diciamo, giochi di interazione e, diciamo, altri spazi, diciamo, interazione con i lettori, offerte speciali e quant'altro. Andiamo a esplorare questa rivista dedicata alla Amstrad. Pubblicità, qui abbiamo un po' di fumetti, quindi evidentemente questa rivista con la parte già dedicata questa è relativa già alle lettere, e quindi vediamo un po', ecco qui spazio praticamente con una serie di azioni e reazioni con i lettori, domande e risposte con i lettori, parte quindi della serie di problemi tecnici, cosa fare, cosa non fare. Era dedicata indubbiamente agli adolescenti e ragazzetti, cioè, lo si capisce dalla pubblicità e dai fumetti. Dunque, un po' spazio, diciamo, notizie relativa all'Amstrad con un po', diciamo, di informazioni, e poi spazio sempre relativo agli spazio alle Amstrad, diciamo, erano fiere dedicate all'Amstrad. Pubblicità, qui abbiamo il CPC 464, qui pubblicità, qui un articolo relativo al sistema operativo, evidentemente viene snocciolata a puntate per quanto riguarda il CPM, una serie di informazioni, diciamo, per i beginners, per quelli che iniziavano a programmare, si spiegava un po' di comandi per programmi da utilizzare, le varie istruzioni. Scommettere sugli Amstrad, questo probabilmente il software della Caxton per praticamente fare scommesse e quant'altro. Va bene, un corso di Dbase 2, Locos Script Beater. Dunque, proviamo a controllare la Touchwork 8000, che è molto frustrante, con una vita molto frustrante. Cosa cavolo è questa Touchwork 8000? Un word processor, c'è scritto che non era accorto. Pardon. Va bene, si vedono già gli scritti da 3.5, che evidentemente erano, cominciavano a diffondersi. Un po' di software, pubblicità, crafty, plotting, qui un po' di informazioni sulle stampanti, una recensione di una stampantina, plugins, the artists, gli artisti che di Joyce, quindi per quanto riguarda la stampa di questa roba lì, la grafica, un po' di prezzari, listini, e qui cominciano i giochi finalmente, qui che abbiamo le videate a colori, qui si discutevano praticamente i giochi Kane, Beagles, Knight Time, poi vediamo un po' cosa c'è, Green Beret, e poi ci sono World Cup Carnival, High Spy, Gram, Gotch, Test Chicket e
Contamination, Batman, ok, Battlefield Germany, questo è uno strategico che si conosce dalle presenze degli esagonali. Psy Combat, va bene. Pubblicità, pubblicità. Qui abbiamo sempre uno spazio per quanto riguarda Max Headroom, questo probabilmente è uno spazio multimedia. Qui spazio per le avventure, come uscirci fuori, trucchetti, comandi e via di fuga. Va bene. Bouncers, questo era un programma di un listato che veniva dato, non era neanche tanto lungo. Qui è uno spazio, diciamo, dove ci attavano di giochi e di considerazioni su vari trucchetti, su cosa fare, evidentemente. E poi mi sa che fra pochino siamo arrivati. Ah, qui c'è lo spazio. Spazio, diciamo, dei videogiochi con i massimi punteggi che venivano fatti dalle varie persone che ci giocavano ai vari giochi. Le pagine sono vuote, pubblicità, queste sono recensioni di joystick. Ok, andiamo alla prossima prevista. Amstrad Action, altra rivista, questa è del marzo del 1988. Andiamo a vedere di cosa parlavano. Costavano una sterlina e 25, quindi era aumentato già di 25 centesimi. Pubblicità, vediamo un po', eccolo qui l'editoriale, sommario, pardon, frontend, helpline, scene, poi abbiamo World Works, Absolute Begin, per, diciamo, varie rubriche dedicate ai programmi di produttività personale, giochi e programmazione e linguaggi. Spazio relativo alle soluzioni per quanto riguarda le avventure e i giochi di azione. E poi abbiamo, diciamo, interazioni relative, diciamo, trucchetti e piccole chattate con gli utenti, con la posta, wrapping out, quindi le classifiche di pubblicità, offerte speciali, rear view. Non mi sembra che ci sia stato spazio per quanto riguarda lo spazio mercatino, che invece si trovava su tutte le riviste italiane. Va bene, vediamo un po' che cosa c'è, andiamo a esplorare questa rivista. Qui c'erano una serie di notizie relative, diciamo, a quello che si poteva trovare sulle novità software. Con all'interno c'erano vari fumettini, diciamo, per i piccoli lettori. Qui uno spazio helpline. E qui, ecco, questo penso. Qui forse c'è uno spazio mercatino. Probabilmente spazio, un piccolo spazio subito mercatino. Poi c'erano dei prezzi, pubblicità. Scene, qui quindi una serie di fiera per quanto riguarda le notizie sugli ultimi software e videogiochi offerti per Amstrad. Pubblicità, sempre tanti listini per quanto riguarda la pubblicità. Ok, vediamo che cosa c'è di Ganzo per, diciamo, i ragazzi che giocavano con il computer. Ecco, c'è una serie di programmini. Abbiamo l'ABC, una libreria Parrot Plus Library, e quindi sono una serie di programmi in spazio probabilmente per la scuola. Words Work, il Word Processor, praticamente per una stampante, per come praticamente utilizzarlo al meglio. Qui venivano recensiti i vari comandi che venivano dati, quelli qua, Stored Commands e quant'altro. Va bene. Spazio per i neofiti praticamente del quanto riguarda il computer e la programmazione, sia in binario che programmazione. Qui veniva spiegato un po' in modo estremamente conciso, diciamo, nel spazio delle pedinature di un chip. Una serie di trucchetti, dunque, qui una serie di calcoli per quanto riguarda evidentemente in basi non relative a non base 10, che è ovviamente, no? Questo lo si capisce. Probabilmente questo è relativo a 6128 un integrato. Dunque, scoprire un database, qui venivano riportati, diciamo, l'utilizzo del database e come utilizzarlo sui computer della Amstrad. Atlas Plus, Master File 3,
The Common Plate ROM, quindi praticamente forse veniva disassemblata la ROM o comunque informazioni relative praticamente alla ROM. Steve Williams investiga la nuova ROM per il modem, ecco, quindi dall'informazione si cominciava praticamente a dare informazioni sulla telemanda. Va bene, informazioni su vari software, sempre questo è Basic Processing, un altro sempre sul Word Processor, un altro Word Processor. Spazio giochi, eccoli qua, i giochi, qui venivano recensiti brevemente i trucchetti per farlo e come venivano, diciamo, recensiti in funzione del suono, in funzione della grafica e come, diciamo, era possibile vincere oppure se ci si divertiva. E qui abbiamo vari giochi recensiti. Il link per scaricare altre riviste di Amstrad Action lo trovate indicato in descrizione. Non so se avete notato, questa rivista forse non era proprio tanto letta perché abbiamo alcune pagine a colori e la maggioranza sono in bianco e nero. Quando in bianco e nero, a parte la pubblicità di soggetti che facevano pubblicità e pagavano per le affissioni, vuol dire che per risparmiare sceglievano il bianco e nero. A meno che forse non sia stata scannerizzata così. Va bene, qui abbiamo soluzioni, io parlo intanto relativo, sono passate soluzioni per le avventure, per giochi, qui abbiamo degli stati, dei programmi da inserire e trascrivere, collezioni di giochi, altri programmi da scaricare e da digitare, questi probabilmente si potevano anche comprare su cassetta o su dischetto. Alcune, diciamo, un piccolo spazio per le piccole affissioni, eccolo qui, veramente misero questo spazio per quanto riguarda i piccoli utenti, Va bene, poi pubblicità, praticamente per le iscrizioni della rivista e poi mi sa che, ok, vediamo l'ultima rivista, passiamo oltre. Amstrad Action, febbraio 1993, questo costava 2,5 stelline, ossia una stellina e mezzo in più rispetto al primo. Questo è l'ultimo numero di Amstrad Action. Se volete scaricare altre riviste di Amstrad Action in inglese, il link lo trovate in descrizione. Andiamo rapidamente a vedere di cosa parlavano nel lontanissimo febbraio del 1993 sulla questa rivista Amstrad Action. Dunque, c'è subito a botta praticamente il sommario. Abbiamo arte, uno spazio per il forum, immagini, big DOS, giochi e poi vediamo che cosa c'è. Regulars, quindi una specie di spazio relativo alla Amstrad, quindi fiere, azioni, offerte speciali, offerte, va bene. Circa una sessantina di pagine, quindi parecchio ridotta come numero di pagine, con tanta pubblicità. Ok, qui reaction, qui spazio praticamente con i lettori, una serie di lettere, botta e risposta. E qui c'era ancora gente che utilizzava le cassette, chissà chi erano. Spazio all'AmShen, qui abbiamo per quanto riguarda l'Amstrad una serie di spazi che vi da notare che è in bianco e nero con alcune offerte un po' a colori. Action Zone, questa è zona relativa praticamente alle novità uscite per la Amstrad, giochi e prodotti hardware con molta pubblicità, arte per quanto riguarda i disegni, queste cose che si potevano fare sul computer. Non a notare la pubblicità che sventola in una rivista Amstrad di un Atari ST, che dice già tanto. Poi ci abbiamo anche qui, questo dovrebbe essere, se non credo sia un Atari ST oppure un Amiga, vediamo un po'. Pubblicità, Technical Forum, uno spazio per quanto riguarda le domande dei principianti, quindi una specie di espansione della zona delle lettere. Immagini di pubblico dominio, vabbè, queste erano che probabilmente potevano essere prese, estratte forse dai giochi per essere messe. One Big DOS, qui si parla del sistema operativo per Amstrad, il grande DOS. Vediamo un po'. Oltre i limiti, qui si parla forse probabilmente dell'ultimo CPC, diciamo per esempio per il CPC per quanto riguarda le ultime novità, CPC del 464 e anche altri dell'Amstrad, va bene.
Vediamo un po', qui ci sono dei listati con dei giochi, che è parecchio lungo questi listati. Alcune, diciamo, spazio un piccolo risicato mercatino. I mercatini britannici indubbiamente erano molto più stretti, molto più piccoli rispetto a quello che si poteva trovare sulle riviste italiane. È strano questa cosa, comunque, da uno si vede poco spazio. E qui abbiamo finalmente recensioni di giochi, 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 giochi. Qui abbiamo, ecco, altra pubblicità, come non detto, che però queste sono piccole offerte, quindi forse probabilmente avevano allargato, perché rispetto ai numeri precedenti erano veramente corti. Qui invece stava facendo spazio all'Amstrad, evidentemente era aumentata la fetta ai lettori, forse quando a contattare altri giochi. Pistoline in giocattolo per giocare con il computer, offerte. E qui abbiamo, diciamo, una serie di chattate per quanto riguarda trucchetti per andare a ritrovare le soluzioni, come trovare, diciamo, superare livelli o comunque fare più punti o comunque andare praticamente a come risolvere i vari giochi, scantonando i vari problemi, perché indubbiamente, diciamo, potevano essere difficili. Qui abbiamo invece i giochi di azione, che vengono recensiti. Eccoci qua, questo ricorda parecchio Super Mario, invece Hudson Hook. Va bene. Pipe Mania, ST Dragon. Ok, e qui siamo, questo è un Amiga 500, se non erro. Eccolo qui, Amiga 500. Questo è un Amiga 1200, era già l'Amiga 1200. Ok, vediamo un po' qui. Ok, è finito. E anche questa rivista è finita. Se volete andare a scaricare altri numeri di Amstrad Action, il link lo trovate in descrizione. Ciao, alla prossima!